Amici sportivi, bentornati al Tedesco di Mirto. Tra qualche istante comincerà il secondo tempo della gara tra Olympic Rossanese e Belvedere. Vi ricordo il punteggio della prima frazione di gioco, 0-0. La terna di oggi dirige l'incontro l'arbitro Ruggero Di Paola, assistenti Nicolosi di Vibo Valentia e Panetta di Locri. Mano sul cronometro, tra poco si comincia per questa ripresa. Espulso al 37esimo del primo tempo Russo dell'Olympic. Partiti in questo istante per la ripresa. L'Olympic attacca da sinistra verso destra, pantaloncino rosso, maglia rosso-blu, la riga, il fondo bianco, Belvedere con pantaloncino bianco e maglia granata. Gara nervosa, ammonito per simulazione Zangaro, ammonito anche Salandria. Un cambio è uscito per il Belvedere, il numero 11 Barone è entrato Donato al 41esimo del primo tempo. Salandria non controlla. Curatelo. Di Pietramonica cerca di rubare il pallone al terzino numero 4 dell'Olympic. Duellano, poi la palla esce, si riparte con la rimessa. Per l'Olympic. Conte controlla in due tempi, mette giù la palla, cerca il varco Mirabelli. Tramontana. Villella. Salandria, ma è arretrato il numero 7 dell'Olympic. Lancio di Tramontana dall'altra parte, era buona l'idea per Curatelo. Ancora Tramontana. Conte. Cerca il varco Conte, poi Diachité ruba palla, solito pressing del numero 4 del Belvedere, poi cerca di allargare, non ci arriva nessuno dei compagni, non ci arriva Di Pietramonica. Zangaro. Lancio per Salandria, c'è l'anticipo di Filippo, Tramontana, cerca di trovare lo spazio per il lancio, Salandria chiede un contatto con la mano, Conte, Mirabelli, cerca Salandria, controlla con una spalla, poi cerca di girarsi. C'è il fallo, calcione di De Rose. Non capiamo bene. Cerca spiegazioni Salandria. Batte Filippo. Morabito di testa, Tramontana, Conte mette il pallone a terra, fa partire subito Tramontana, Vito Zangaro è anticipato. Villella, pallone per Salandria. Zangaro se la allunga ma poi perde palla. Attenzione a questa giocata di Amendola.
poi si allarga troppo, Villella recupera e butta il pallone fuori, era un po' scoperto l'Olympic. Attenzione ora a questa giocata di Sinopoli. Donato, pallone dall'altra parte. Palla per Ramunno. Riparte l'Olympic. 5 minuti di questa ripresa. Si scaldano praticamente tutti i giocatori della panchina dell'Olympic. Salandria. Pallone per Sinopoli. Non si intende con i compagni, il numero 8 del Belvedere. Comunque sempre coperta la squadra di Mister Curcio. Finora sta funzionando questa tattica. Olympic bloccata. Pallone per Di Pietro Monica. Mirabelli a intercetta, poi Conte, poi Villella. Va Salandria, poi Zangaro cerca di recuperare questo pallone, si accentra con uno scatto bruciadonato, ma poi trova ancora diversi giocatori del Belvedere in copertura. Tramontana può andare sulla fascia, si fa spazio. Rimessa. Zangaro per Petrone, siamo al limite dell'area, Petrone, calcio d'angolo. Settimo corner, Vito Zangaro. Primo corner di questa ripresa. 6 minuti, anticipato Mirabelli. Parte Amendola, c'è Morabito. Sbaglia questo controllo, questa ripartenza. Fallo di Diachite su Conte. Calcio di punizione, Vito Zangaro. Parte Zangaro e pallone comodo per Simari. Ottavo minuto. Attenzione ora a Sinopoli. Conte manda questo pallone fuori. A terra intanto Di Pietro Monica. Campanile di Pietro Monica. Allontana l'Olympic, c'è Diachite, poi pallone per De Rose, spizzicata di Amendola ma non ci arriva nessuno. Subito Ramunno, poi attenzione a Tramontana, mette a terra questo pallone, fa partire Salandria. Bel lancio di Tramontana, Salandria riesce a raggiungere il pallone ma è marcato, cerca di girarsi. Ancora un dribbling, Salandria. Petrone potrebbe scaricare, arriva Tramontana,
Attenzione a questa giocata con Curatolo che arriva vicino proprio al gol con questo pallone messo in mezzo. Ottavo corner. Parte Zangaro. Granata non ci arriva. Fallo in attacco per l'arbitro Ruggero. Resta a terra Granata. Scocca il decimo minuto di questa ripresa, 0-0 il punteggio. Fa segno mister Pagino a Scalese di accelerare nelle operazioni di riscaldamento. Tra poco magari entrerà in campo il numero 14 dell'Olympic. Calcio di punizione. Attenzione a Salandria. Vito Zangaro. Entra in aria, dribbla, poi arriva il tiro ed è un tiraccio davvero, proprio sotto la nostra postazione. Rimessa laterale. Era buona l'idea di accentrarsi. Riparte il Belvedere. Attenzione a Curatolo che ruba un pallone sulla tre quarti. Poi c'è la spizzicata di Sinopoli, ma pallone ancora per l'Olympic, che cerca di accelerare, anche se Vito Zangaro ha sprecato davvero una bella occasione qualche minuto fa, qualche secondo fa proprio qui sotto la nostra postazione. Petrone. Granata, non controlla Petrone, ma non era facile, può ripartire Amendola. Un po' isolato, cerca di attaccare, si libera di due giocatori. Poi c'è Villella che in due tempi cerca di recuperare su Donato. Buon lavoro. Salandria. Pallone imprendibile per Vito Zangaro. Dodicesimo. Diachite d'esterno, poi Salandria, mette questo pallone per Petrone. Petrone, Vito Zangaro. Arriva Zangaro, taglia il campo, sale Tramontana. Pallone deviato, calcio d'angolo. Nono corner per l'Olympic. Zangaro. Dalla bandierina, traffico nell'area del Belvedere. Sale Mirabelli, sale Villella, c'è anche Granata. Parte Zangaro, limite dell'area, Granata va a colpire, ma il pallone si perde sulla traversa. Tredicesimo. Parte dal basso il Belvedere. Filippo. Villella e Donato combattono. Pallone che ha messo fuori il giocatore del Belvedere. Spizzicata di Salandria. Cerca di girarsi Petrone, ci riesce. Poi c'è il ritorno però buono di Filippo. Morabito, Amendola. Diachité, spazio ora il Belvedere che può distendersi. Pallone al centro, va Ramunno, sicuro, anticipa tutti, fa ripartire subito Salandria. C'è Petrone che potrebbe muoversi, ma si cerca il lancio dall'altra parte dove c'è Vito Zangaro che mette questo pallone a terra. Contatto con Barca, per l'arbitro è tutto regolare.
Villella riesce ad essere pericoloso all'Olympic solo quando il Belvedere si distende e lascia un po' spazio, perché con la squadra ospite schierata ha avuto finora vita molto difficile l'attacco dell'Olympic. Conte, fallo di Sinopoli. Intanto c'è un cambio al minuto 15. Esce Conte, entra Scalese, più offensivo l'Olympic ora in questo quest'ultima mezz'ora di gioco. 0-0 il punteggio, vi ricordo. Rumoreggia il pubblico di casa. Villella. Scalese è anticipato da Filippo. Poi c'è Morabito che spazza via questo pallone. Villella a coprire. Va Filippo. Zangaro sale di testa, cerca la spizzicata, poi sale Andrea. Tramontana, spinto, Villella. Pallone per Vito Zangaro, cerca di entrare in aria, guadagna un corner. Decimo corner. Ancora Mirabelli, ancora Granata, Villella. Decimo calcio d'angolo. Scocca il 17° di questa ripresa. Attenzione a Salandria che va a colpire alto di controbalzo. Simari. Va subito Petrone a guadagnare tempo, Mirabelli anche in avanti, cerca Scalese, Scalese controlla, cerca di mettere il pallone a terra, ancora rimessa, guadagna metri l'Olympic, vuole accelerare, si difende con ordine, un buon Belvedere, ancora Scalese. Pallone che Longo conquista ma non controlla poi. Petrone, Mirabelli allarga, spizzicata, non ci arriva Zangaro, poi Morabito, Campanile, Mirabelli, Scalese, fallo di Barca, fallo di Scalese. Guadagna qualche secondo prezioso Barca. Ricordiamo che dal 37° del primo tempo è in 10 uomini l'Olympic per l'espulsione di Russo. E ora sale il Belvedere. Diciannovesimo.
cerca di mettere questo pallone in attacco. Ora Diakité dall'altra parte, rimessa dal fondo, cerca di accelerare Salandria, dal pallone a Ramun. Più di 25 minuti al termine, 0-0 il punteggio. Attenzione a Petrone, non serve Vito Zangaro, c'è il pressing di Salandria, Tramontana. Partita di grande sacrificio quella dei giocatori del Belvedere. Intanto attenzione ad Amendola, Scalese, calcio di punizione, fallo di Morabito. Pallone per Villella, poi Granata. Ancora Granata, curatelo. Mirabelli. Va Petrone, cerca di liberarsi, ma ci sono tre giocatori su di lui. Attenzione, Salandria, poi arriva curatelo. Fa tutta la corsia di sinistra e guadagna l'ennesimo calcio d'angolo. L'undicesimo. Undicesimo corner. Va Zangaro. Non ci arriva nessuno, libera De Rose, poi Tramontana stoppa il pallone, lo mette dall'altra parte, poi c'è il tiro di Granata di testa che non trova la porta. Dall'altra parte il Belvedere, si fa vedere. Amendola. Attenzione a Morabito, Amendola colpisce, poi svirgola un po'. Reclamano il calcio di rigore gli uomini di Curcio. Attenzione a Vito Zangaro che conquista questo pallone, entra in aria. E va a segnare questo gol, un'azione personale del numero 10 dell'Olympic. Che giocatore, amici! Corsia di destra, è arrivata l'ennesima perla di questo grande giocatore. Minuto 23, Vito Zangaro. Che spettacolo, amici telespettatori. Ha seminato praticamente tutta la difesa del Belvedere ed è andato a colpire con la consueta classe. 23esimo, cambia il punteggio qui a Mirto. Partita finora davvero molto vibrante. Combattuta, buon Belvedere. Corsia di destra, controllo, primo dribbling, secondo dribbling, poi tiro perfetto. Marchio di fabbrica di Vito Zangaro. Attenzione ad Amendola ora, un Belvedere che non ci sta.
Ancora Zangaro a recuperare questo pallone. Palla che esce, c'è stato il rimpallo. Non può battere De Rose. Scalese, poi c'è Amendola. Il Belvedere ora è nella metà campo dell'Olimpico. Guadagna qualche secondo Ramun. C'è un cambio. Entra al 25esimo di questo secondo tempo Gallo. Staremo un po' a vedere ora il giocatore. Esce Petrone. Questa è la scelta di Pacini. Esce un attaccante, entra un difensore, ma ricordiamo che l'Olympic è in 10 dal 37esimo del primo tempo per l'espulsione del giovane russo. Rosso diretto. Gallo per Scalese, va Amendola, pallone che non esce, contrastato da Scalese, poi arriva anche Zangaro, calcio di punizione, fallo di Vito Zangaro in copertura, 27 minuti, Filippo allarga per Barca, una buona squadra il Belvedere nonostante la posizione di classifica. Deficitaria per gli uomini di Curcio, ma c'è stato un restyling per quello che riguarda la rosa degli Amaranto nella finestra di riparazione. Attenzione ora a Sinopoli che arriva, poi va con mamma mia che occasione questa, è stato vicinissimo al gol di Pietro Monica che è stato anticipato proprio all'ultimo. Che rischio per l'Olympic. Pallone ora per Simari dall'altra parte. Pacino fa segno ai propri giocatori, aspettiamoli un attimo, non scopriamoci troppo in attacco. Comunque davvero una partita che ora diventa emozionante e vibrante. Con l'Olympic che è passata in vantaggio con tanto sacrificio, tanta fatica, contro un buon Belvedere che ora ha anche la qualità per cercare di andare in avanti. Fraseggi del Belvedere. Salandria. Scalese. Curatelo. Villella, scusate. Salandria, forse fallo di Longo, no, fallo di Salandria. Chiamato dall'arbitro Ruggero Ramunno.
Gioco fermo. Si spiegano ora Morabito e Ramunno. Ramunno prima nel calciare il pallone. Dopo aver calciato il pallone ha, non diciamo provocato il giocatore del Belvedere, ma quasi. Hanno avuto qualcosa da dire i due giocatori e l'arbitro ha voluto tranquillizzare un po' gli animi. Uscito ora Di Pietro Monica, spazio a Riente. Alla mezz'ora esatta. Attenzione ora a Vito Zangaro. Riente. Bella questa giocata di Tramontana in recupero, poi Scalese a pressare. Va curatelo, ancora arriva Riente, poi Tramontana e ora è gara molto vibrante, tanto agonismo in campo. 31esimo. Quattordici minuti al termine. A terra ancora Tramontana, gioco fermo, ci sarà poi da recuperare. Quando siamo giunti al 32esimo. Calcio di punizione per il Belvedere. Il collaboratore tecnico Sidoro accompagna fuori Tramontana, ma pare che possa recuperare. Attenzione a questo calcio di punizione di Amendola, fa buona guardia Blindo Ramunno. Lancio lunghissimo, non ci arriva Filippo, poi arriva De Rose in pressing Scalese. Proteste vibranti di Pacino, che era proprio lì, chiedeva un tocco di un giocatore del Belvedere. Controfallo, De Rose si era spinto troppo in avanti. Gallo con le mani. Zangaro controlla, ma poi arriva Donato, pallone fuori, ancora Gallo, non controlla bene Vito Zangaro, vuole recuperare De Rose. Gallo su Morabito, calcio di punizione.
Ci prova ora Filippo, sale il Belvedere. Attenzione con Amendola, al limite dell'aria, cerca di girarsi, poi libera Villella che sbroglia. Comunque questo Belvedere sta vendendo cara la pelle. Quando siamo giunti al 35esimo minuto, 10 al termine con la squadra Amaranto in attacco. Dall'altra parte pallone per Morabito, Gallo va a chiudere ma resta in attacco il Belvedere. Ancora Amendola. Pressato dagli attaccanti dell'Olympic Scalese Zangaro. Filippo cerca di chiudere ma c'è la segnalazione del fuorigioco. Respira un po' la squadra di mister Pacini. Calcio di rinvio. Scalese mette giù un bel pallone, poi cerca di... Attenzione, che traversa di Scalese! Che traversa di Scalese! Controllo e tiro, davvero molto bello di Antonio Scalese. Attenzione ancora ad Amendola. Filippo, Morabito cerca di mettere giù questo pallone, ci riesce ma c'è fuori gioco. Trentaseiesimo. Andiamo a ricostruire un po' quanto accaduto. De Giacomo, ex compagno di Simari, si è complimentato con la parata ed è stato redarguito dall'arbitro Ruggero. Non si parla al giocatore avversario, ma eravamo vicinissimi, abbiamo sentito, diciamo, i complimenti. Comunque si riprende con Barca, il capitano del Belvedere. Gallo e Morabito, spizzicata di Gallo, pallone fuori, resta in attacco il Belvedere, c'è De Rose, Amendola, Filippo, Gallo e Morabito ancora fuori gioco, altissima la retroguardia dell'Olympic. Trentottesimo minuto. Varramunno. Lancio lunghissimo. Scalese di testa. Ci prova. Salandria in pressing. C'è pronto anche Scalese, in difficoltà Longo, poi arriva Curatelo, poi c'è il fallo, cerca di battere subito Amendola, guadagna qualche metro. 39esimo. Ancora Amendola. Tiro di Vito Zangaro che però per l'arbitro è un fallo perché ha colpito anche la gamba di Amendola andando a cercare di prendere il pallone.
il numero 10 dell'Olympic. Si riparte ancora Filippo. Ramunno non esce, arriva però granata di testa, poi errore di Vito Zangaro che non controlla. Comunque davvero un buon belvedere che sta cercando in tutti i modi di mettere in difficoltà l'Olympic, che è chiusa nella propria metà campo. Lancio di Barca, Zangaro di petto. Dribbling, quattro giocatori smarcati in pochi passi, poi non c'è il fallo su Scalese, Riente ci prova, poi ancora Curatelo, lotta con Amendola. Calcio di punizione. Salandria non controlla, in seconda battuta arriva questo tiro, attenzione a Riente, ma fa buona guardia Ramunno che controlla, poi per rifiatare un po' para a terra. Pochi secondi al 41esimo. Filippo anticipa Scalese. Zangaro, Curatelo. Si gira bene, liberandosi di un giocatore. Mirabelli. Salandria. Arriva anche Villella. Scalese. Pallone difficile da controllare, ci prova in due tempi, poi arriva anche Salandria, lo recupera, il taglio per Villella, si alza il pallone, poi ancora Scalese. Non è calcio d'angolo. Simeri subito. Per De Rose. Ancora Zangaro. Morabito recupera il pallone. Amendola. Riente, Diakité. Ancora Amendola, cerca di allargarsi ora il belvedere, ci prova con il suo giocatore più tecnico, Amendola. Poi va Barca ad impostare Filippo, belvedere tutto in avanti. Gallo di prima intenzione, non ci pensa due volte, spara via questo pallone. Pronto ad entrare Morfò. ...42 minuti sul cronometro qui al Centro Fontane di Mirto. 1-0 per l'Olympic finora. In avanti, attenzione a Riente, poi va Mirabelli. Ancora in attacco, il belvedere con De Rose. Amendola mette giù questo pallone, siamo al limite dell'area, potrebbe calciare, marcato un po' da tutti, arriva Barca di controbalzo, granata, intercetta, pallone che Zangaro manda in fallo laterale, pressa e attacca il belvedere, intanto chiamano il cambio i giocatori del tecnico Pacino, c'è questa imbucata di Filippo, va Ramunno. Pronto ad entrare, come dicevamo, il numero 18 Morfò. Tramontana, poi Amendola, ancora a belvedere, Mirabelli, si allarga, riceve Salandria. Salandria, Curatelo. Fallo di Sinopoli. C'erano almeno due falli su Curatelo. Cambio. Minuto 43. Zangaro dà la fascia a Villella.
c'era il cambio ed entra Morfò a segno nell'ultima gara contro la Bruzium Cosenza, proprio il 3-0. Abbiamo visto 4 o 5 minuti di recupero, ora saremo più precisi. Attenzione Curate, lo Scalese, ennesimo fallo di Diakité, questa volta c'è la punizione. Non ci sono cartellini. Quarantacinquesimo e 30 secondi. Cinque cambi in questa gara, qualche interruzione. E ora calcio di punizione. Belvedere è schierato in difesa. Largo Salandria, al centro dell'area Granata, parte Scalese, Salandria, fascia sinistra, Scalese, dribbling di Scalese che entra in area, colpisce e va Barca, guadagna il corner che per l'esattezza è il 12° per l'Olympic Rossanese, bello spunto di Scalese. Battuto corto, Salandria, Scalese, pallone per Simari, facile facile, fa ripartire subito i compagni di squadra, Mirabelli di testa, allarga, Morfò in pressing, Simari, allarga per Barca. Pronto ad entrare Giovanni De Giacomo. Staremo un po' a vedere. Esce Salandria. Tra gli applausi del pubblico, 47 e 30 secondi. Impazienti i tifosi dell'Olympic Rossanese, siamo nel recupero. Coro per Salandria. Entra ora Giovanni De Giacomo, siamo nel recupero. 48°. Combatte ancora il Belvedere. Sinopoli cerca di girarsi, Curatolo fa buona guardia, bel duello questo tra Sinopoli e Curatolo, calcio di punizione, 48 e 20, tutti in avanti. I giocatori del Belvedere, tutti in difesa i giocatori dell'Olympic, chiude in attacco la squadra granata di Mister Curcio. C'è un fallo in attacco, non affretta la squadra di Pacino, resta a terra un giocatore, pare si tratti di Villella. Dieci secondi al 49°. Scocca in questo istante il quarto minuto di recupero. Ramunno, lancio lungo, De Giacomo, pallone fuori, Filippo non controlla, sale l'Olympic, cerca di chiudere in attacco per rischiare il meno possibile. Ricordiamo il punteggio 1-0 in virtù del gol al 23° del secondo tempo, un'azione personale di Vito Zangaro, che col sinistro è andato a colpire
davvero molto bene. Gallo con le mani, rimessa laterale. Pallone perde Giacomo. Lo anticipa De Rose. Morfò in pressing. Va Curatelo. Ancora Curatelo, poi Giovanni De Giacomo, attenzione, può alleggerire, perde l'attimo, non serve Scalese, riparte Barca, ancora Curatelo, ancora Scalese, corsia di sinistra, spazio, sale anche Curatelo, in aria c'è Giovanni De Giacomo, attenzione, Scalese, finisce in questo momento la gara tra l'Olympic Rossanese e il Belvedere qui dal tedesco di località Centofontane di Mirto. Una partita nella quale il Belvedere ha dato prova di grande carattere, di grande determinazione. Per l'Olympic è stata dura spuntarla, ci è riuscita grazie ad una perla, l'ennesima di questa stagione, della sua carriera, del capitano Vito Zangaro, che ha preso palla sulla corsia di destra, si è accentrato col sinistro e ha beffato Simari, portiere della squadra ospita, autore di buone parate in questa gara. Una partita vibrante, un risultato risicato, l'Olympic porta a casa questa vittoria, continua la sua marcia in classifica, il Belvedere merita i complimenti ma se ne va senza punti. Grazie a tutti per la cortese attenzione, un saluto a tutti quanti voi amici sportivi, grazie anche a nome di Giuseppe Piro e Vincenzo Marino, un saluto da Matteo Monte.